Alberto Matano punge Mirta Merlino, noi fonte di ispirazione per Pomeriggio 5. La vita è in diretta leader assoluto, il conduttore gongola. Stamattina presto Alberto Matano è stato ospite da Fiorello a Viva Rai 2. In questa occasione ha fatto capire chiaramente che non sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo Orfano di Amadeus. Si segnala che quest'ultimo ha però rilasciato anche un'interessante intervista al quotidiano Il Messaggero. È tra una domanda e l'altra il giornalista ha colto la palla al balzo per chiedergli di esprimere un'opinione sul successo della vita in diretta, che batte sonoramente ogni giorno Pomeriggio 5. Quest'ultimo ha quindi fatto notare che non c'è bisogno che dica qualcosa, visto che i risultati comunque parlano da soli. I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l'idea che alle 17 un televisore su 4 sia acceso per noi mi inorgoglisce. Il presentatore ha rotto il silenzio sulla guerra con Mirta Merlino per accaparrarsi gli ospiti. Il giornalista del Messaggero ha poi chiesto ad Alberto Matano se è vero che la sua collega alla guida di Pomeriggio 5 avrebbe cercato di soffiargli gli ospiti dando loro un cachet molto più alto. Hanno provato a soffiarvi gli ospiti del talk pagandoli molto più di voi, vero? Il conduttore della vita in diretta, il quale sarà ospite a domenica in Damara Venier il prossimo 10 marzo, ha fatto spallucce, asserendo di aver comunque mantenuto il sorriso, fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. Successivamente il giornalista dell'Ammiraglia Rai ha colto l'occasione per lanciare una bella frecciatina alla concorrenza, rivelando di essere orgoglioso che il suo programma sia diventato una fonte di ispirazione. Di sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere. Alberto Matano confermato alla guida della prossima edizione del Rotocalco Pomeridiano? Il conduttore, sempre in questa intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha anche parlato della sua esperienza alla guida della vita in diretta iniziata nel lontano 2019. Non facendo mistero che all'inizio mai avrebbe mai pensato di arrivare a raggiungere certi risultati. Cogliendo l'occasione per ringraziare la Rai per la bella opportunità. Quando ho iniziato nel 2019 mai avrei pensato di arrivare a questi risultati. Devo dire grazie alla squadra e alla Rai. Per me è importante divertirmi e sentirmi a casa. Per ora è così. Matano è poi rimasto sul vago su una sua eventuale riconferma alla guida del programma quotidiano in futuro, non nascondendo però di essere sereno, in futuro si vedrà. Sono sereno.